Un vero e proprio bollettino di guerra. È questo l'esito del conteggio degli incidenti stradali avuti dagli automobilisti abruzzesi con la fauna selvatica e che noi abbiamo ottenuto di Chimera conteggiando appunto gli incidenti avuti negli ultimi 12 mesi. È questo l'argomento di questa puntata, cercheremo di approfondire in maniera sistematica com'è la situazione e soprattutto perché le principali autostrade abruzzesi sono prive di recinzione. Notizia incredibile, eppure è così. Restate lì qualche secondo e iniziamo. Il Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barbershop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolte ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Eccoci, finalmente partiamo. Lo abbiamo detto nell'anteprima, oggi tratteremo un argomento certamente molto delicato, ovvero l'attraversamento della fauna selvatica sulle strade e autostrade abruzzesi che purtroppo provocano tantissimi incidenti. Nell'ultimo anno gli incidenti sono stati circa 70, nella maggioranza dei casi mortali per gli animali. Per fortuna nessun incidente mortale che ha riguardato le persone, ma chiaramente è solo un fatto casuale e statistico. Statistico cioè che sappiamo che prima o poi, non voglio portare sfortuna, ma prima o poi, se il trend sarà questo, può capitare, potrebbe capitare anzi un incidente mortale. Quindi dobbiamo capire come poter prevenire questa situazione e che cosa le istituzioni stanno facendo per porre rimedio a questa problematica. Dico questo perché allo stato attuale, da quello che ci risulta, è che Strada dei Parchi non è, non ha fornito sostanzialmente ad oggi una recinzione idonea per eliminare il passaggio. Tengo anche a precisare che non è certo colpa di Strada dei Parchi, che anzi probabilmente è vittima di questa situazione, perché la recinzione è a carico del Ministero, quindi Strada dei Parchi sta aspettando l'erogazione dei fondi da parte del Ministero. Questo ci tenevo a dirlo per una corretta informazione. Oggi tratteremo questo argomento con i nostri ospiti in qui studio, in particolare abbiamo la signora Luciana Di Carlo. Salve. Che appunto ci porterà la sua testimonianza. Lei purtroppo, signora, suo malgrado ha avuto un brutto incidente, adesso tra poco ci racconterà come è andata. Ospite qui con noi anche la senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo del Movimento 5 Stelle della Commissione Ambiente del Senato. Grazie senatrice per essere qui con noi oggi. Grazie a voi davvero, buonasera. La nostra immancabile Veronica Ruggero, autrice e riferimento giornalistico di Chimera.
prima di iniziare ad argomentare, diciamo, la puntata, come nostra prassi cerchiamo di riavvolgere un attimino il nastro, cioè fare la fotografia della situazione esatta di come stanno effettivamente le cose a beneficio naturalmente dei telespettatori. Lo facciamo con il servizio di Eric Montalbano e Veronica Ruggero, dopodiché torniamo in studio per ascoltare la storia della signora Luciana Di Carlo. Cervi, orsi e cinghiali sulle corsie di scorrimento delle autostrade A24 e A25 in Abruzzo. Continui scontri tra fauna selvatica e auto. È allarme. Sono tanti gli incidenti causati dall'attraversamento della fauna selvatica sulle bretelle autostradali che collegano Roma a Teramo nel caso della A24 e Torano di Borgorose a Villanova di Cipagatti nel caso invece della A25. Da tempo ci si interroga e si cerca di arrivare ad una soluzione che possa prevenire gli investimenti sulle strade ad alta velocità nella regione Abruzzo, dove la fauna selvatica è continuamente a rischio. Purtroppo però la chiave della pacifica convivenza tra animali selvatici e uomo sembra essere ancora lontana. Ci sono poi casi limite a ricordarci che l'inciviltà e l'irresponsabilità verso la natura e la vita spesso non giocano a favore. Nel marzo scorso, infatti, in seguito a numerosi incidenti conseguenziali all'attraversamento di branchi di cinghiali verificatisi in un ravvicinato arco temporale l'uno dall'altro, la polizia ha aperto un'indagine su denuncia di parte della società Strada dei Parchi, che dal 2024 ha riavuto la gestione dei due tratti autostradali. Da una prima ricognizione pare che le reti posizionate al lato di entrambe le carreggiate fossero state tagliate in maniera simmetrica, aprendo un varco dal quale gli animali possono facilmente passare e accedere alla carreggiata. Così gli inquirenti hanno fatto spazio all'ipotesi del sabotaggio. Auto in fiamme dopo l'impatto, cinghiali e cervi investiti mentre attraversano, auto distrutte e pericolo di ferimento per gli occupanti delle vetture. Sono parte della realtà a cui gli automobilisti vanno incontro in Abruzzo, Lazio e Molise. Centrale e decisamente pressante il tema della sicurezza stradale, che sembra però non trovare facile applicazione. Fermo dal 2021 il progetto che vede una riqualificazione proprio delle reti di contenimento con reti di protezione speciali a maglia differenziata, per un impegno di spesa di circa 80 milioni di euro, che andrebbero a mettere in sicurezza le due arterie autostradali che lambiscono ben tre parchi nazionali e tre parchi regionali. Un primo stralcio lavori di circa 4 chilometri era stato autorizzato ed effettuato, e poi successivamente il piano progettuale della Strada dei Parchi di sostituzione delle reti sarebbe stato fermato. Dopo tre anni la situazione si è semplicemente incancrenita e i varchi aperti sulle vecchie barriere di contenimento non garantiscono più nemmeno una minima sicurezza per chi si trova ogni giorno a percorrere i due segmenti ad alta percorrenza. Signora Luciana Di Carlo, lei, suo malgrado, ha avuto un brutto incidente qualche mese fa, in particolare nella provinciale che collega Popoli a Vittorito. Sappiamo, sì, che ha colpito un cervo di grandi dimensioni. Ci può spiegare com'è andata? E praticamente quella sera dovevo scendere a Popoli e riprendere mia figlia alla stazione. Uh-huh. E siccome so in precedenza che queste situazioni già si erano ripetute, certo, poi sono un tipo molto prudente, quindi procedevo veramente piano. Quindi insomma la sua velocità era, sì, limitata, insomma. Sì, sì, anche perché guido con gli occhiali, quindi, okay, già tutti i fastidi. E praticamente scendendo da Vittorito, dove abito, verso Popoli, la seconda curva, grosso modo, è stato un attimo, mi si è fatto buio. Ecco, intanto vediamo in sovraimpressione le, sì, le immagini che lei ci ha fornito del suo automezzo. È stato un attimo, mi si è fatto buio, ho sentito solo un vuoto forte. E come ho girato lo sguardo, poi la macchina giustamente si è fermata, ho visto la parte del muso del cervo sulla destra, okay, che praticamente, da quello che avevo capito, aveva saltato il cofano, certo, rompendo lo specchietto, ma è stato un attimo di panico, sinceramente. Quindi praticamente il cervo le è arrivata dalla sua sinistra verso, sì, destra. Sì. Senta, una curiosità per capire, lei si è resa conto, diciamo, che stava andando contro un animale, oppure la cosa è stata praticamente improvvisa? All'improvviso, procedevo tranquillo, gli occhiali, tutto preciso. È stato proprio un buio all'improvviso, come se se ne va la luce. Ok, quindi lei praticamente non si è resa conto immediatamente di quello, no, che stesse succedendo? No, perché scendendo da Vittorio da Popoli non ci sono luminari, diciamo così, quindi è proprio buio. Certo. Cioè, devi andare proprio cauto, perché tra cinghiali, istrici, di tutto.
Certo. Senta, poi com'è andata? Lei si è fermata? Sì, e poi dopo questa, diciamo, questa botta, insomma, mi sono fermata sulla destra e ho chiamato i soccorsi. Lo spavento. Immagino. Mi sono lasciato un po'. Immagino. Insomma, la macchina, il sacrificio, tante cose. Quindi, insomma, lei immagino ha avuto, come vediamo, anche da, abbiamo visto anche dalle foto, ha avuto parecchi danni poi al suo automezzo. Sì, abbastanza. Devo certo. dire che poi, insomma, è stata risolta in ottimi risultati, certo, però certo. insomma. Senta, conseguenze psicologiche di questa cosa? Io ci tengo molto a domandare questa cosa, perché noi spesso ci soffermiamo poi alle problematiche di carattere materiale. Insomma, innanzitutto uno chiede della propria salute e poi guarda le questioni giustamente materiali, ma la questione psicologica, cioè lei poi ha avuto, diciamo, dei postumi su questa cosa? Sinceramente sì, anche perché cioè, tutti i giorni la faccio. Ok. Che io lavorando a Capestrano, quindi Vittorio certo. Capestrano, anche sotto Popoli. Quindi la paura l'accompagna spesso. Certo. Sì. Grazie. Ci vedo ancora più prevenuta di prima, diciamo. Certo, certo. Grazie signora Di Carlo per la sua testimonianza, che secondo me è preziosa per capire, per far capire poi soprattutto ai telespettatori che cosa significa impattare con un animale in movimento, anche perché, questo lo dico da tecnico, non lo dico da presentatore, purtroppo è raro che si impatta con gli animali fermi. Purtroppo gli animali attraversano una strada e l'impatto avviene in movimento, e questo è un ovvio criterio fisico, aumenta l'energia cinetica che uno ha quando impatta con l'animale, ovviamente avendo dei risultati. Grazie. Prego. A Dio che è andato così e ha saltato il cofano, perché il cervo era di grandi dimensioni, secondo me spropositato. Sarebbe potuto andare se molto andava peggio. Sul parabrezza, sinceramente non so. Certo, se... certo. Ma guardi, non sono rari i casi in cui, insomma, io per esperienze professionali l'ho visto, è che i cervi sono letteralmente entrati poi all'interno dell'abitato, sì, dell'automobile. Infatti, quindi, insomma, il terrore è stato quello. Ci dice qualcosa di assolutamente vero. Grazie signora Di Carlo. Senatrice Gabriella Di Girolamo, noi abbiamo invitato lei del Movimento 5 Stelle non per chissà quale ragione o per chissà quale preferenza, è perché lei è stata l'unico politico ad oggi che ha preso carta e penna e ha fatto un'interrogazione parlamentare riferita a questa situazione. Di che situazione parliamo? Parliamo del fatto che autostrade A24 e A25, paradossalmente in una regione in cui insistono 3 parchi nazionali e un parco regionale, sono sostanzialmente per la maggior parte, diciamo, della percorrenza privi di recinzioni. Le aggiungo pure che qualche giorno fa nella sua stessa sedia era seduto il presidente Marco Marsilio, che ha riferito che la regione sta spendendo decine di milioni di euro, cito testualmente, per implementare queste recinzioni. Senatrice, come stanno le cose? Sì, allora grazie per questo invito e per queste domande. Allora, diciamola bene, diciamola meglio, non è vero che l'autostrada è priva di recinzione, è priva di recinzione adatta al contenimento, perché certo. in realtà una recinzione c'è, l'abbiamo vista anche nel servizio. Beh, però precedente. Senatrice, scusi, la interrompo veramente un secondo, avere una recinzione di un metro, ecco, guardi, le garantisco esatto. che è come non averla, un metro non, e ve- non un ha metro alcun e senso. Quindi la ringrazio di questa precisazione, ma io sì, la ma ignoro. Questo ecco. perché chiaramente questa recinzione, quando è stata costruita l'autostrada, è stata diciamo ideata in base al tipo di fauna esistente a quei tempi, si trattava sostanzialmente di pascoli, poi la fauna selvatica di insomma volume maggiore, parliamo di cinghiali, orsi e quant'altro, cervi, ha iniziato a popolare maggiormente la regione dei parchi e quindi ecco qui le collisioni e i problemi di cui stiamo parlando oggi. A me fa piacere che Marsilio abbia annunciato a questo punto dei fondi previsti dalla regione per l'installazione di queste recinzioni adeguate. Voglio ricordarlo, si tratta di recinzioni adeguate perché sono alte certo. più di 2 metri, ben predisposte a terra, quindi per evitare certo. che l'animale possa scavare e crearsi dei varchi da soli. Purtroppo c'è da notare anche una brutta prassi che è quella di, come abbiamo visto nel servizio, di tagliare reti o anche di estirparle completamente per magari utilizzarle in una recinzione di un pascolo magari proprio e personale, certo. Non andando ad acquistare la rete ma prendendola, diciamo così, quella dove si trova. Certo. Fa piacere la dichiarazione di Marsilio, perché vuol dire che insomma oltre ad ammazzarli i cervi vogliamo anche iniziare a tutelarli in qualche modo. Una recinzione adatta farebbe insomma avrebbe il suo peso nel contenimento. Però, a quanto io ne sappia, ad ora la Regione non ha investito un solo centesimo per questo tipo di intervento.
sappiamo che c'è una progettazione, un progetto di fattibilità tecnica e economica che prevede 7-8 lotti, di cui solo il lotto 0 è stato realizzato, ed è stata una spesa anticipata su 4 km di recinzione, anticipata da strada dei parchi e poi rimborsata dal commissario straordinario, quando il commissario straordinario era l'ingegner Maurizio Gentile. Poi c'è stato l'avvicendamento del commissario, questi lavori si sono bloccati, da Regione Abruzzo non è arrivato nulla. Quindi se Marsilio annuncia dei finanziamenti, che ben vengano, anche perché l'unica novità che ho in realtà io, e ve la porto da Roma, nell'ultimo omnibus che abbiamo approvato, il governo Meloni ha tolto soldi al commissario, 117 milioni per la messa in sicurezza della strada. Quindi sono stati diminuiti? Assolutamente, il commissario non ha più nulla da investire se non riceve nuovi denari. Però, senatrice, mi scusi, ci faccia capire un attimino meglio. Allora, lei ci sta dicendo che la regione non ci sta mettendo soldi, né sono previsti finanziamenti. Il commissario, praticamente delegato poi dal ministero, soldi a quanto ci dice non ne ha. Quindi questa recinzione chi la dovrebbe finanziare? È un lavoro di manutenzione straordinaria, tocca al governo finanziare questa recinzione, perché non stiamo parlando di una manutenzione ordinaria che oggi Strada dei Parchi fa già, ho letto da alcune dichiarazioni, si parla di sistemare le recinzioni lì dove si trovano rotte, tagliate e quant'altro, quella è una manutenzione ordinaria, lo straordinario è togliere il vecchio e ripristinare qualcosa di nuovo. Il fatto paradossale, il dato paradossale, io mi fermo ovviamente alla valutazione tecnica, come è giusto che sia, è che non ci rendiamo conto probabilmente della gravità della situazione, perché guardate, lo abbiamo detto prima anche con, sentendo la testimonianza qui della nostra ospite, impattare con un animale, per esempio un cervo, di 150 a 200 kg, a una velocità che può andare dai 100 ai 120 km orari, quindi siamo nel range ovviamente di percorrenza della velocità massima delle autostrade, significa letteralmente impattare contro un muro, cioè quello è verosimilmente un incidente mortale. E lo abbiamo detto anche nell'anteprima, cioè il fatto che non ci sia scappato il morto fino adesso non vuol dire che questo non accadrà. Io non voglio portare sfortuna, ma qui si sta veramente giocando con il fuoco. Veronica Ruggero, il paradosso di tutta questa storia è che a livello giornalistico le notizie ci sono. Noi abbiamo fatto a Chimera un conteggio insieme, lo abbiamo fatto. Negli ultimi 12 mesi ci sono stati circa 70 incidenti stradali, cioè parliamo di 70 casi, non parliamo di caramelle. L'opinione pubblica sta facendo il suo, nel senso che i giornali e le TV mandano avanti queste informazioni e le pubblicano regolarmente. È possibile che la politica non capisca che c'è un rischio enorme sulle nostre autostrade? Ma io non credo che la politica non lo capisca e non lo tenga in considerazione. Sicuramente siamo in un momento storico in cui anche la burocrazia, i fondi e quant'altro, cioè il mondo della politica è cambiato, no? Negli ultimi anni, quindi è difficile reperire fondi, c'è una burocrazia sempre più farraginosa e sempre più laboriosa. Io non capisco il perché siamo in un'epoca di tecnologica che avanza, ma in questo paese la burocrazia continua a rimanere pesantissima su tutti i fronti, quindi diventa poi difficile ottenere i fondi, qualcuno magari non se ne occupa in maniera un po' più superficiale, ci sono tutta una serie di cose. Quello che è importante, noi a Chimera ci occupiamo spesso del benessere animale, degli animali, però quello che è importante è capire che in questo caso sono a rischio anche vite umane, cioè soprattutto qui parliamo veramente della sicurezza delle persone come la signora che ogni giorno vanno al lavoro, famiglie che percorrono le autostrade magari con i figli in macchina e quindi vanno veramente incontro a un rischio. Abbiamo anche in altre regioni come per esempio nel Lazio, io vengo dal Lazio quindi conosco molto bene la situazione, problematiche similari per esempio con i cinghiali, no? Certo. E anche lì insomma non solo è faticoso prevenire gli impatti, ma sembra anche faticoso a volte avere dei risarcimenti, quindi diventa anche economicamente pesante, no? A carico delle famiglie poi insomma avere un impatto del genere, per cui sicuramente bisognerebbe pensare a delle soluzioni, una tra le tante potrebbe essere trovare una ditta che magari fa queste recinzioni e che vuole pubblicizzarsi e magari a livello di sponsorizzazione potrebbe fornire queste nuove recinzioni e riqualificare
Questa potrebbe essere una delle tante. Bisognerebbe, come ho detto spesso, che la politica tornasse ad essere una politica delle idee, perché oggi abbiamo bisogno di una politica delle idee. Certo, chiarissima la tua posizione. Torno un attimino da lei, senatrice. Qui giustamente abbiamo fatto il quadro della situazione, quindi abbiamo capito purtroppo come stanno le cose. Lei avrebbe anche, diciamo, delle ipotesi da darci in termini di soluzioni? Cioè, avete magari nel suo partito pensato a quale potrebbero essere, non so, delle valutazioni da fornire? Non parlo tanto delle recinzioni, perché quello, diciamo, è la parte, come dire, basica, basilare, questo l'abbiamo capito, insomma. Ma per esempio nel nord Europa, si utilizzano i cosiddetti condotti verdi, sono praticamente dei ponti che vengono fatti sulle autostrade per permettere alla fauna di poter passare. Aggiungo pure che la fauna è così intelligente, e di questo ne ho certezza, che capiscono poi che quello è il tracciato sicuro e lo utilizzeranno sicuramente. Com'è la situazione, senatrice? Sì, ho parlato anche di questo nelle mie interrogazioni. In realtà io li conosco come ecodotti, questi passaggi ecologici, che ho visto soprattutto in Nord Europa, esattamente. A mio avviso sarebbe il caso di poterli inserire negli aggiornamenti dei piani economico-finanziari perché lì chiaramente è il momento dell'investimento per la società che gestisce un'autostrada, a prescindere. Per quanto riguarda il futuro delle nuove opere, posso dire che è già stato previsto l'inserimento di passaggi non passaggi ecologici, ma comunque di prevedere in qualsiasi caso la possibilità per gli attraversamenti della fauna, per qualsiasi tipo di nuove infrastrutture, quindi sia stradale che autostradale che ferroviario. E questa è un'innovazione legislativa apportata negli ultimi anni, nella scorsa legislatura, lo ricordo esattamente. Quello che proponeva la dottoressa potrebbe essere anche una strada percorribile. È chiaro che bisogna però che la politica si metta in cerca di qualcuno che, ecco, possa approntare questo tipo di servizio, lasciando, immagino, il suo nome all'interno per avere la pubblicità su queste recinzioni. Credo che, certo, sia questo. L'azienda, certo. L'azienda lascia il proprio nome, ecco, per... devo dire che sì, bisogna ingegnarci, però prima di tutto c'è la volontà politica. Questo è il punto. Perché si tratta comunque, sicuramente ci si può impegnare per trovare qualcuno di buona volontà e con buono spirito, ma se c'è volontà politica si stanziano finanziamenti e si fanno i lavori. Io credo che sia paradossale la situazione che vive l'Abruzzo per quella che viene definita l'autostrada dei parchi, in una regione dei parchi, e che non prevede la messa in sicurezza dell'automobilista che viaggia attraverso i parchi. No, ma il punto è esattamente questo, cioè noi abbiamo una regione che, insomma, con una biodiversità incredibile, con una presenza di fauna incredibile, e che genera soprattutto poi turismo, e questo è il punto. Ma non siamo stati in grado fino ad ora, parlo come collettività in generale, non siamo stati in grado fino ad ora di fornire delle vie autostradali sicure, non solo per i residenti dell'Abruzzo, ma anche per chi viene fuori. Il che è francamente paradossale, anche perché questo passa evidentemente anche nella necessità poi di, come dire, salvaguardare la fauna. Lo ricorderemo benissimo, soltanto a luglio di quest'anno c'è stato un incidente su una superstrada che ha purtroppo portato all'uccisione di un orso bruno marsicano. Ci sono stati altri eventi nei scorsi mesi, cioè l'orso bruno marsicano, che è una sottospecie dell'orso, dell'orso bruno, è una sottospecie rara di cui noi abbiamo soltanto poche decine di esemplari, e naturalmente la costruzione di recinzioni è, diciamo, io lo ribadisco, è la base minima su cui poter operare, giusto, senatrice? È una prima protezione, voglio dire. Tra l'altro il rapporto dell'orso bruno marsicano, quello che annualmente viene redatto dai parchi, PNALM, Parco Nazionale, e viene aggiornato, definisce, cristallizza quali sono i passaggi dei plantigradi, dei grandi plantigradi. Questo potrebbe essere una base di partenza per quello che poi è già stato fatto, quindi della progettazione di cui parlavamo prima, la progettazione dei, certo, primi 7 lotti, che partono proprio da una necessità impellente per quelle che sono le aree dove effettivamente c'è un maggior numero di passaggi. Voglio ricordare che questa progettazione
questa progettazione è nata proprio nel momento in cui è stata avvistata l'Orsa Marina con i suoi cuccioli, sì, a ridosso dell'autostrada, no? A Cogullo, esatto. L'ingresso del Quindi Valico di quella che era purtroppo un'immagine del nostro Abruzzo e che oggi non c'è più, mi auguro che possa comunque lasciare in dote questa la volontà politica di poter realizzare questo contenimento della fauna su una grande infrastruttura dove chiaramente, come diceva lei, gli impatti ad alta velocità possono essere fatali non solo per l'animale ma anche per l'utente. No, anche perché poi tra l'altro l'infrastruttura la 24 e la 25 è stata dichiarata ormai da diverso tempo come, diciamo, una via strategica, significa che deve funzionare per forza anche se c'è un terremoto di chissà quale dimensione, tant'è che è stato nominato un commissario, quindi siamo veramente al paradosso. Veronica Ruggero, secondo te la politica nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà più sensibile a questo aspetto, anche perché è evidente stiamo danneggiando anche il turismo abruzzese? Allora, il problema della politica è che purtroppo ogni 5 anni ci sono i rinnovi, no? Quindi ci sono le elezioni e quindi i progetti a lungo termine diventa difficile poi portarli avanti. Solitamente chi viene dopo demolisce quello che è stato fatto prima, perché purtroppo è una questione politica. Invece bisognerebbe che a volte la questione culturale, la questione di sicurezza, le questioni sociali venissero molto prima di quello che è l'interesse politico e l'interesse personale. Quindi io spero che ci sia una presa di coscienza da parte della politica in futuro, insomma i giovani che magari verranno su, che in questo momento girano negli ambienti politici e cominciano un pochino, no? Spero che ci sia una presa di consapevolezza di questa cosa e che ci siano dei progetti diversi a lungo termine, perché la comunità in questo momento ha bisogno di questo, come il discorso della politica delle idee, cioè io capisco che non possono non esserci i fondi, è un momento storico particolare, ma questo non significa che la politica si deve fermare. Questo significa che la politica deve attingere ad altre cose, come ecco il discorso della politica delle idee, tornando a quello che diceva lei, potrebbe essere anche un consorzio, no, di aziende, perché chiaramente per un'azienda sarebbe un peso enorme, però si potrebbe fare un consorzio di aziende che comunque sistemano la situazione, per cui credo che se torniamo a una responsabilità all'interno dell'ambiente politico forse possiamo anche risolvere i problemi e anche quelli a lungo termine. Appunto, è un fatto di responsabilità, perché lo dicevamo prima, lo diceva anche la senatrice poco fa, cioè il piano di questa recinzione è stato approvato nel 2021, poi c'è stato uno stop, poi un altro stop, ma allo stato attuale ancora poi non si riprende. Ora io capisco che magari i soldi non ci sono o si fa difficoltà a recepire i fondi, però qui stiamo parlando di sicurezza, cioè è come se si investisse sulla sanità, è lo stesso criterio, cioè da cittadino io parlo, si resta veramente attoniti poi su questa carenza, perché vedersi in autostrada a 120-130 km/h, vedersi attraversare un orso, francamente è un'esperienza molto complicata. Non so se ci voleva dire qualcos'altro, senatrice. No, condivido quello che state dicendo, poi l'esperienza della signora che fortunatamente ha una velocità moderata, su un altro tratto di strada, insomma la scampata bella, però voglio dire, quello che è successo alla signora può succedere a chiunque in autostrada. Certo. Io stessa mi ci metto in mezzo, perché insomma per via della cattiva gestione dei trasporti che dobbiamo dire comunque è nota qui in Abruzzo, i collegamenti per Roma, sono costretta a utilizzare l'automobile 2 volte a settimana per andare a venire a Roma, quindi anche io ci penso spesso nell'oltrepassare alcuni determinati tratti, c'è possibilità di un incontro speciale. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, sicuramente torneremo a parlare di questa vicenda. Grazie alla signora Luciana Di Carlo per aver portato la sua preziosa esperienza, sicuramente ci aiuterà a capire meglio e soprattutto aiuterà a capire meglio ai telespettatori questi fatti. Grazie naturalmente alla senatrice Gabriella Di Girolamo, ripetiamo, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Ambiente del Senato. Grazie a voi. Grazie ovviamente alla nostra Veronica Ruggero, autrice e riferimento giornalistico del nostro programma. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Chimera, mai contro, mai senza Chimera. Ale! Thank you.
Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica. Mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolte ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.